Allora vado avanti con altre domande. Spendo 1200 euro all'anno di gas per solo riscaldamento. Vale la pena installare una pompa di calore? Ho acqua calda sanitaria già prodotta da una pompa di calore dedicata. Allora, 1200 euro all'anno di gas, siamo lì lì come punto di convenienza. Perché? Perché potresti avere comunque un rientro economico abbastanza veloce, 6, 7, 8 anni, oppure potrebbe essere anche superiore ai 10 anni. Ecco, sarebbe un attimo da valutare se stai riscaldando tutta la casa oppure se questi 1200 euro sono perché tieni un po' più fredde alcune stanze per non consumare troppo. E questo che ti sto dicendo ovviamente è considerando l'attuale detrazione fiscale del 65%. Nel momento in cui magari c'è una detrazione fiscale superiore, allora assolutamente sì, ti dico, per primo fai l'investimento perché se il tuo impianto ti torna quasi gratis, investi anche se consumi solo 1200 euro all'anno di metano, ecco, quindi assolutamente sì. Poi abbiamo numerosi clienti che, sebbene il rientro economico non sia proprio veloce, decidono in ogni caso di fare un impianto in pompa di calore perché dicono: io voglio staccarmi completamente dal gas, non me ne frega niente di aspettare 8 anni, 9 anni per il rientro economico, io voglio staccarmi dal gas. E quindi scelgono e installano una pompa di calore a prescindere. Ovviamente leggendo un attimo i numeri, però questa è una scelta di vita, ecco, più che una scelta puramente economica legata a un rientro economico. Come ad esempio installare una batteria di accumulo per il fotovoltaico, anche lì è una scelta di vita, perché se vai a vedere il rientro economico non è poi così tanto conveniente. Salve, abito in una casa nuova su due piani con un impianto di una certa marca che non sto qui a leggere per quanto riguarda l'acqua sanitaria e termoconvettori di un altro marchio pannello solare. Non sono sicura della scelta e in più è stato sistemato tutto all'esterno. Ecco. E diciamo che sui marchi non mi soffermo, però sul fatto che tutta la centrale termica sia stata installata all'esterno, che i bollitori siano all'esterno e che non ci sia una box di coibentato di protezione, quello mi spaventa molto. Perché con il sole, con la pioggia, con il freddo, con il caldo, tutto il materiale si deteriora, lo vediamo in qualsiasi cosa fuori di casa. Figuriamoci se abbiamo speso migliaia di euro su sistemi professionali e poi me li ritrovo fuori lì alla pioggia oppure sotto una tettoia, assolutamente no, non va bene. Se si costruisce una centrale termica all'esterno, bisogna chiuderla su tutti i lati, assolutamente, altrimenti tra pochi anni butti via tutto, Butti via tutto. Andiamo avanti con Federico. Sto acquistando una casa in classe A4 in blocchi Isotex e il costruttore vuole riscaldare il tutto con una pompa di calore aria-aria di un certo marchio e un boiler da 200 litri, sempre dello stesso produttore. Cosa ne pensi? Penso che, sinceramente, penso che vuole risparmiare e quindi avere meno costi per poter guadagnare di più lui che te. Io l'ho già detto prima in qualche risposta, una pompa di calore aria-aria a casa mia per il riscaldamento non la metterei. Ma soprattutto per tre fatti. Il primo è il comfort, cioè avere quest'aria che gira per casa, no? E quindi come il condizionatore d'estate, non si sta bene, ecco. Capisco negli uffici, ma non a casa. Io a casa mia devo stare bene. Secondo, tutta la polvere che gira. Ecco, se avrai bambini, te lo auguro, e ecco, far girare tutta quella polvere ai bambini non fa assolutamente bene. I bambini sono sempre più delicati e quindi non condivido questa soluzione. E terzo, la resa. Le pompe di calore aria-aria rendono molto meno rispetto a quelle aria-acqua d'inverno, quando fa molto freddo. Sono progettate soprattutto per fare raffrescamento, non riscaldamento. Quindi questo è il mio punto di vista. Non è la verità assoluta, ma è il mio punto di vista in base a tutto quello che vedo tutti i giorni nei vari cantieri e in base ai feedback che ricevo dalle famiglie che mi scrivono. Andiamo avanti con: vorrei sostituire l'impianto a gas a radiatori con pompa di calore e riscaldamento a pavimento. La casa è recente, classe B, provincia di Verona, in questo caso siamo in quattro, quasi tutti adulti. E secondo te basterebbe una pompa di calore normale, non ad alta temperatura? Ecco, secondo me la migliore soluzione, se uno ha un impianto a radiatori, è di mantenerli e quindi non di sventrare casa per cambiare anche l'impianto, perché comporta enormi costi e comporta enormi lavori, rifare tutto l'impianto a pavimento, cioè veramente non so se hai idea di che cosa potrei andare incontro.
Ecco che magari se hai dei radiatori vecchi puoi pensare di cambiarli sostituendoli con dei radiatori nuovi, sovradimensionati, quindi che permettono di lavorare a bassa temperatura e non per forza a 65-70 gradi, ma magari a 50, 48, 55 gradi, quindi risparmiare poi sulla pompa di calore. Vedrai che facendoti fare una simulazione, mi raccomando, chi ti seguirà nei lavori, fatti fare delle simulazioni, che vedrai che acquistare una pompa di calore ad alta temperatura e farla lavorare sui dei radiatori sarà molto più conveniente che una pompa di calore a bassa temperatura e rifare tutto l'impianto. Ovvio, stiamo parlando di prodotti professionali che anche alle alte temperature ti permettono di avere dei risparmi, questo è chiaro. Quindi, a mio avviso, investi un po' sull'impianto e poi su una pompa di calore. Poi, una pompa di calore per alta temperatura ti fa anche la bassa temperatura, quindi non è che i due mondi sono separati per le pompe di calore a bassa temperatura che non potranno mai lavorare sui radiatori. Invece, le pompe di calore ad alta temperatura e ad alte rese possono essere applicate anche su impianti a pavimento e quindi anche su impianti a bassa temperatura.